Luca, dopo la partita titolare col Sudafrica, un turno di riposo per te contro Samoa. Adesso di nuovo la maglia numero 13, terza volta da titolare in carriera per questa partita con la Scozia che chiude la stagione. Sì, è un vero piacere riprendermi il posto a 13 in coppia con Sgarbi. Ho atteso con ansia questo momento e finalmente Jacques mi sta dando un'opportunità di mettermi in mostra. Spero di non deluderlo, darò tutto. Hai fatto parte del gruppo per tutto il torneo senza però giocare, invece come hai appena accennato, insomma, il CT sembra darti sempre più spazio in questo gruppo azzurro, anche forse in virtù della buona sintonia che hai con Alberto Sgarbi, con cui giochi assieme a Treviso. Sì, sicuramente Sgarbi dà molta sicurezza e gli dà la possibilità di poter testare anche un giocatore giovane al suo fianco. Avevo vissuto un po' male il periodo delle assegnazioni in cui non ho visto il campo, ma sinceramente, come ho detto, non me lo meritavo e ero il primo consapevole che avrei dovuto lavorare e dare molto di più. Adesso fisicamente mi sento bene, speriamo vada tutto bene. Adesso dicevamo la Scozia è un avversario sicuramente difficile, ha fatto veramente una prestazione consistente contro il Sudafrica. Sì, la Scozia abbiamo già visto le assegnazioni, purtroppo è un avversario veramente ostico. Sono molto molto aggressivi sul punto d'incontro, molto avanzanti in difesa, non sarà una partita facile. Dobbiamo veramente tirare fuori quella grinta che è mancata nel primo tempo con il Sudafrica e soprattutto contro Samoa. Dobbiamo veramente imporci. Senti, di te si dice un po' che sei timido fuori dal campo, ma ti trasformi quando metti la maglia addosso. Abbiamo già visto in azzurro tutto quello che può fare Luca Morisi o pensi di No, avere ancora bei margini? spero di avere bei margini ancora. Adesso sì, vorrei riuscire ad esprimermi al meglio ed entrare magari un po' più nel meccanismo di gioco. Sono molto spesso ai margini un po' E ci spieghi un po' com'è il rugby di Luca Morisi, come ti piace giocare? Soprattutto da centro in questo caso. Non saprei, mi piacerebbe avere palloni puliti, presi all'altezza per sfidare uno contro uno l'uomo, cosa che magari in questo momento non riusciamo benissimo a fare. Però sarebbe buono già adesso riuscire ad avere un gioco collettivo che ci permetta di metterli in difficoltà in questo momento un po' difficile. Leonardo Sarto, primo caps della carriera, subito una partenza titolare contro la Scozia in questa gara che chiude la stagione e il tour estivo dell'Italia. Soddisfatto? Sì, sono molto contento, emozionato. Penso che sia un punto di partenza, però sono contento e spero di far bene. Senti, ti aspettavi di partire dal primo minuto o ti eri immaginato magari una partenza un po' meno un ingresso a gara iniziata? Pensavo dalla panchina, sinceramente, avevamo provato diverse cose e non avevo iniziato titolare. Sono molto contento, infatti, della notizia. Senti un po', lo consideri, l'hai detto prima, un punto di partenza, ma anche un riconoscimento a quella che è stata comunque la tua prima stagione in Pro 12 è sicuramente positiva. Sì, ho avuto modo di giocare tanto, gli allenatori mi hanno dato fiducia e ho fatto un discreto campionato, spero. Cosa ti aspetti dalla partita di sabato con la Scozia, sia a livello personale che a livello collettivo, visto che l'Italia ha un po' sofferto, soprattutto nell'ultima partita con Samoa? Sì, abbiamo visto la Scozia giocare contro il Sudafrica, una gran partita e noi siamo reduci da due sconfitte, quindi sarà di sicuro una partita dura. Però ovviamente abbiamo l'obiettivo di vincere e ci proveremo. A livello personale? A livello personale spero di fare una buona partita e la prestazione che mi ha chiesto Jacques.